Logos Edizioni, Arte Floreale di Paola Trike. Paola mette in questo libro a disposizione, a nostra disposizione, la sua trentennale esperienza nella composizione floreale. La Paola è rinomata soprattutto per la sua grandissima capacità, la sua grandissima maestria nel saper accostare e usare i colori. Qui nel primo capitolo ci racconta un attimo quali sono le sue fonti di ispirazione, naturalmente la natura e poi ovviamente l'arte o magari le tradizioni provenienti da, ecco qua, Van Gogh, provenienti da altri paesi. E poi questo libro vuole essere in un certo senso proprio quasi un corso, diciamo così. Infatti la parte successiva ci racconta quali sono gli elementi fondamentali da prendere in considerazione se vogliamo realizzare una composizione floreale degna di questo nome, no? Infatti vedete le basi della composizione. Allora, dobbiamo innanzitutto pensare a quali sono le forme che vogliamo realizzare, poi a cercare di vedere quali sono i tipi di tessitura da accostare, cioè intendendo i fiori più grossi, meno grossi, le mele, quindi tipi diversi di elementi. Naturalmente le proporzioni sono fondamentali in una composizione e poi i colori. I colori vengono l'argomento colore viene sviluppato praticamente per tutto il resto del libro. Ci sono delle tavolozze incredibili che lei ci propone, dove vediamo per esempio accostati qui sono i diversi stili, perché poi il discorso è questo, ci sono tanti stili che si possono seguire, però la cosa interessante è riuscire ad arrivare, dopo che si sono padroneggiate le diverse tecniche, a un proprio stile, no? Quindi lo stile estivo, lo stile strutturato, però bisogna arrivare a una propria capacità. Dicevo, i colori sono fondamentali nelle disposizioni di Paola e qua vediamo le diverse palette. Qua partiamo dal bianco e una serie di composizioni tutte dominate dal colore bianco. Rosa, quindi peonie piuttosto che ovviamente rose e le diverse composizioni. Giallo, guardate che splendore queste rose gialle, il blu che va dal blu più tenue, più chiaro, scusate, fino al viola, e qui c'è una bellissima ghirlanda viola, le ghirlande per esempio è bello non considerarle solo decorazioni natalizie. Qui il rosso che va dal rosso più acceso a un bordeaux più scuro e infine anche il color pesca dove si addirittura arriva a questo brunito particolare delle pinne. Le tavolozze possono essere create anche in base alle stagioni. Io continuo a farvi vedere il libro perché i colori sono splendidi e a prescindere anche dal testo è veramente bellissimo anche solo da sfogliare. Dicevo, le tavolozze si possono anche accostare e decidere in base alla stagione in cui siamo, quindi colori estivi più accesi, più rigogliosi, colori autunnali magari più sobri. E più tranquilli, infine l'inverno che è dominato un po' dal rosso e dal bianco. Quindi un libro che è fonte di ispirazione sicuramente anche per chi ha fatto della composizione floreale la sua professione. Infatti poi qui vedete anche la possibilità di realizzare qualche piccolo progetto guidati passo passo da Paola. Vedete qua ci spiega come fare questo bellissimo bouquet. Un libro quindi che raccoglie nelle sue pagine, oltre che degli esempi bellissimi delle composizioni floreali, anche la possibilità insomma di farle a casa nostra o perché no nelle nostre celebrazioni. Arte floreale di Paola Pratt.